Buonasera, mi chiamo Clara Torres, sono missionaria comuniana, originaria dal Messico, e vengo di 16 anni di esperienza nel Mozambico e Sudafrica, 16 anni in Africa, dove sono stata inviata nel 2001 e sono tornata al Messico alla fine dell'anno scorso. Sono grata per l'invito di venire qua a condividere con voi la mia esperienza, specialmente gli ultimi 7 anni che sono stata nel Sudafrica, dove sono stata lavorando nella prevenzione, nel creare coscienza su questo che, come ha detto Blessing, è un crimine contro l'umanità, che è la tratta di persone. E prima di cominciare a condividere con voi, vi invito a che facciamo un momento di silenzio per tutte le vittime della tratta di persone. Parliamo di più di 40 milioni di esseri umani che in questo momento stanno a vivere situazioni di schiavitù. Facciamo un momento di silenzio per tutti loro. La schiavitù è illegale in tutti i posti del mondo, in tutti i paesi del mondo. E in ogni paese del mondo ci sono degli schiavi. In ogni paese del mondo ci sono degli schiavi. Uomini, donne, bambini, persone che sono ridotte a schiavi. Non parlo soltanto del sfruttamento, che può essere in tante forme, ma persone che non hanno la possibilità di scegliere cosa fare, ma che sono costretti a lavorare nelle cose che forse loro, se avessero la possibilità, non sceglierebbero. E non hanno nessun pagamento, non ricevono niente per il lavoro che fanno. E questa è la situazione che tanti fratelli e sorelle nostri vivono oggi. Io dicevo all'inizio, sono missionaria comboniana. E Daniele Cuponi, lui ha lavorato anche tanto per la schiavitù, per abolire realmente la schiavitù nel suo tempo. Quando Daniele Cuponi era andato nell'Africa, la schiavitù era ufficialmente abolita, nei papeli, nei documenti, era abolita. Era stato fermato gli accordi dell'abolizione della schiavitù. Ma quando lui è stato nell'Africa, è passato attraverso del deserto del Sahara, ha visto delle caravane di schiavi. Questo l'ha colpito così tanto che grande parte del suo impegno pastorale è stato il togliere le catene dei suoi fratelli e sorelle. Lui non è andato lì con lo sguardo che tante altre persone andavano in Africa, per sfruttare, per conquistare, per togliere delle risorse. Ma lui è andato come missionario. Il missionario non è un turista, neanche uno che cerca di conoscere soltanto, ma è uno che guarda le persone agli occhi e scopre fratelli e sorelle. È stato questo che lui, il mio padre, il fondatore, ha fatto. È questo che noi, come famiglia missionaria, siamo chiamati oggi a fare, a continuare a lavorare per un mondo senza catene. Allora, noi abbiamo sentito queste parole del Blessing, testimonio di lei. Nel Sudafrica io sono stata volontaria in un centro di accoglienza per vittime della tratta di persone e della violenza domestica. E lì ho trovato tanti Blessing, tanti di loro, persone, donne, ragazze, che avevano tanti sogni, che avevano tanti desideri di una vita migliore e che sono migranti, sono arrivati in Sudafrica sperando questa vita migliore perché se l'avevano promesso. Ma invece hanno trovato delle situazioni veramente
contrari a quello che le avevano promesso. E questo io ho trovato dei bianchi, dei neri, persone del Sudafrica, persone del Malawi, persone del Zimbabwe, Kenya, Ruanda, degli Stati Uniti, di Thailandia, di Cina. Quando noi, e qua c'è una domanda, sentiamo la parola tratta di persone, tratta, cosa viene alla nostra mente immediatamente? Che cosa? Che, qual è la prima cosa che viene? Qualcosa del passato? Merci. Altra cosa? Tratta di persone, che cosa pensiamo? Forse qualcosa che forse sta, se capita, ma là in Messico, no? Sapete, noi messicani siamo della narcotrafficanti, di quelli malandri. Allora forse sì, questo capita ma là nel Messico. E forse nel Messico noi diciamo sì, capita ma là nel Sud America. E forse in Sud America dicono sì, forse in Africa. Ma questa è una cosa che capita in ogni posto, in tutti i posti del mondo. È un crimine nascosto. E questa è la sua potenza. E per i trattati questo è grande, perché più si ignora su questo crimine, loro approfittano di più. E per questo c'è bisogno di che noi tutti facciamo qualcosa per creare un mondo libero, libero di catene. Nel Sudafrica è stata questa l'impegno principale in quale ho lavorato. Con un gruppo di ragazzi e ragazze abbiamo creato un gruppo che si chiama Without Chains, senza catene. E questo gruppo è stato formato di volontari giovani che volevamo condividere con tutte le persone che fosse possibile questo, che cosa è la tratta di persone, qual è un processo della tratta di persone e come possiamo noi prevenire questo. Noi abbiamo sentito nel Vangelo di oggi qual è stata la missione di Gesù, vi ricordate qual era? Che cosa ha detto Gesù? Lo Spirito di Dio è su di me e lui mi ha inviato a portare le buone nuove ai poveri, a liberare gli oppressi, a annunciare l'anno di grazia al Signore, a portare in libertà a quelli che sono lì e anche la luce a quelli che non vogliono vedere. E il crimine contro l'umanità, che la tratta di persone, tante persone non vogliono vederle. E ci sono tante persone in schiavitù, tante persone che hanno bisogno di che noi facciamo qualcosa per liberarli. Allora, questo spirito che ha guidato Gesù è lo spirito che ha guidato con voi e è lo spirito che ci deve guidare a tutti noi per lavorare per un mondo veramente libero, per lavorare perché questi 40 milioni di persone che sono in schiavitù possano finire. E la tratta di persone, a volte pensiamo che è soltanto paesi che sono lontani da noi, e è soltanto per donne, e è soltanto per prostituzione, ma invece no. Il sfruttamento della tratta di persone è sì nell'industria sessuale, nella pornografia, e turismo sessuale, prostituzione, ma non soltanto quello, anche nel lavoro forzato, anche nella mendicità, la rimozione di organi, e la servitù domestica. E ci sono tante forme di sfruttamento, la vendita illegale dei bambini, l'adozione illegale dei bambini, ci sono tantissimi e forse noi e nel nostro lavoro, nel nostro giorno dopo giorno, possiamo trovare delle vittime, ma se non sappiamo riconoscere loro la situazione che loro vivono, possiamo incluso collaborare con questo. Without Chains è un gruppo che sta oggi ancora lavorando per questo. Questi gruppi di giovani ispirati per far Daniel Comboni e anche per Giuseppina Bachita, che è stata lei, non so se conoscete su Giuseppina Bachita. Sì. Anche allora, lei è venduta parecchie volte, e lei è stata schiava, e adesso lei è la patrona di tutti quelli che sono in schiavitù, e l'ispiratrice per lottare per un mondo che sia veramente libero. Allora, questo gruppo, quello che abbiamo fatto in Sudafrica, è precisamente cercare di portare questo annuncio che ci ha detto Gesù. Gesù è venuto perché tutti abbiamo vita, e vita in abbondanza per tutti. Allora, noi non possiamo essere con gli occhi chiusi di fronte a questo. La tratta di persone è la vendita di persone.
persone che hanno che sono in difficoltà, che sono in bisogno, e altre persone approfittano di questo, li convincono di che offriranno una migliore vita, li portano fuori del posto dove loro sono e lo mettono, e lo vendono a altre persone per lo sfruttamento. Per essere strumento emerge, non sono più persone, emerge che fa arricchire a alcune persone. E questa è una situazione che si vive in tanti parti del mondo e che noi dobbiamo conoscere per poter aiutare. Adesso io sono tornata nel Messico e anche nel Messico ho trovato tante situazioni di queste. La situazione di migrazione che tanti paesi adesso stanno vivendo sta anche mettendo le persone in situazione di esplorazione. Ci sono tantissimi fratelli e sorelle che per le situazioni che vivono nei suoi propri paesi devono emigrare. E al mettersi in questa emigrazione, che tante volte è illegale, la forma come vogliono entrare in altri paesi, queste lo mette in situazioni di vulnerabilità per essere parte della tratta di persone. Allora ricordiamoci una cosa, se uno dei miei fratelli o una delle mie sorelle è in schiavitù, io non posso dire che io sono libera. Se una persona è schiava, nessuno di noi può dire che è libero, perché se a una persona le hanno messo già l'etichetta del prezzo, allora forse il prossimo saremo noi. E qui dobbiamo chiederci dove è la umanità delle persone che trafficano con gli altri. Il Papa dice che questo, in questo della tratta delle persone c'è tanta complicità. C'è tanta complicità. Ci sono delle persone che sanno, che stanno usando forse schiavi dei suoi lavori e continuano a farlo. Quando noi operiamo dei prodotti che sono stati fatti con mani schiavi, stiamo collaborando. Quando noi apriamo certe pagine nell'internet e sappiamo che le persone che stanno lì sono costrette a fare certe cose e sono schiavi. Tutto questo è la nostra maniera di essere complici con questo crimine. Il mondo ha bisogno del nostro aiuto. Il mondo ha bisogno di che continuiamo e che lasciamo che lo Spirito di Gesù continui a suscitare delle azioni di liberazione. Il mondo ha bisogno che noi ci impegniamo veramente per essere questi figli e figlie di Dio che portano speranza al mondo. Martin Luther King diceva, anche se posso portare speranza anche soltanto a una persona nel mondo, non avrò vissuto in vano. E noi abbiamo ogni giorno delle tante possibilità di non vivere in vano, di che la nostra vita abbia senso. E essere cristiani è essere come Gesù. Lavorare per il mondo più umano, lavorare perché mio fratello o la mia sorella possa vivere con dignità, non essere parte di questa globalizzazione della indifferenza come il Papa ci ha detto. L'invito è questo, che tutti possiamo fare qualcosa. Adesso che io sono tornata nel Messico, Without Chains, il gruppo che abbiamo formato in Sudafrica, loro continuano, e questo è bello, perché la metodologia comboniana, Comboni voleva che le persone fossero salvare Africa con l'Africa. Vuol dire che le persone siano agenti, soggetti della propria evangelizzazione, della propria liberazione. Adesso loro continuano avanti con il lavoro, loro sono andati alle università, ad altri posti, a portare questo annuncio di liberazione, aiutare le persone ad essere libere di questo. E noi abbiamo avuto delle situazioni in cui le persone, perché hanno ricevuto il messaggio che noi abbiamo condiviso con loro, hanno potuto fermare dei processi di schiavitù. Mi ricordo per esempio una ragazza, siamo andati a una scuola e abbiamo parlato, soltanto 20 minuti ci hanno dato per parlare a circa 900 studenti. Alla fine una ragazza si è avvicinata a Tigni, una dei nostri gruppi, e le ha detto, sai, mi sembra che io sto vivendo quello che tu dici, perché lei aveva ricevuto un invito via Facebook per essere modello di una compagnia della India, e volevano che questa ragazza del
17 anni fosse una delle sue modelle. Le hanno detto, tu sei una delle scelte per questo, sei molto fortunata. Allora le chiedevano di inviare delle foto, le chiedevano di andare nella India. Allora lei ha detto, no, io non posso andare perché sono minorenne. No, non preoccuparti, noi vedremo di te e ti offriremo questo. Allora, quando lei ha sentito di avere, attenzione, quando un'offerta è troppo buona per essere vera, allora lei ci ha condiviso con noi. Noi abbiamo sentito quello che ci ha detto, allora le abbiamo chiesto di chiedere a quella compagnia qual è il suo email della compagnia, il nome della persona in carico e un telefono al quale si potessero loro comunicare. Loro non hanno voluto darle. Allora, domande così semplici, loro non hanno voluto e hanno immediatamente tolto una pagina dell'internet. Noi abbiamo preso tutte le informazioni e abbiamo inviato un'agenzia che fa questo precisamente. E tutto era falso, questa ragazza era a punto di essere vittima della tratta. Un altro ragazzo che la sua zia aveva ricevuto l'informazione, dopo lui riceve una chiamata dove le offrono un lavoro. Le dicevano presentati domani in questo indirizzo. Lui non sapeva che lavoro doveva fare, non sapeva quanto avrà ricevuto, non sapeva niente di quello. Cioè, le domande normali che qualche persona doveva fare, lui non aveva fatto. Perché? Perché era tanto il suo bisogno, la sua necessità di lavoro che non ha fatto niente di questo. È questo che i trattanti di persone fanno, approfittano del bisogno delle altre persone per vendere sogni che dopo diventano pesadelle. Allora sappiamo che queste parole, che passare questa voce di speranza salva delle vite. E questo che vogliamo continuare a fare adesso che sono nel Messico. Stiamo cominciando anche un gruppo che si chiama Sin Cadenas, Without Chains, Sin Cadenas. E anche lì, adesso che sono tornata al Messico, dopo 18 anni ho trovato il Messico con molto soffrimento, molta sofferenza, tante persone sparite, tante persone che hanno bisogno veramente di aiuto, perché vivono l'esperienza di disperazione, perché la situazione che si vive in tante parti è veramente di tanto bisogno. Allora noi abbiamo creato un gruppo che si chiama Sin Cadenas e anche con loro stiamo cercando di arrivare ai gruppi più vulnerabili per questo. Ma qui voglio condividere con voi una cosa. La tratta di persone era il terzo crimine, attività criminale più lucrativa del mondo. Il primo è narcotraffico di droga, narcotici. Il secondo era traffico di armi e il terzo era traffico di persone. Adesso il traffico delle persone e la tratta di persone è il secondo più lucrativo. Perché? Perché un prodotto quando ha più domanda è quando cresce. Allora la tratta di persone si sta crescendo è perché c'è più domanda. Chi determina il crescimento di un prodotto sono i consumatori. E c'è tante persone che stanno consumando, che comprano un schiavo. Sono brutto, ma è questo che sta succedendo, è questo che dobbiamo aiutare a fermare. E questo come lo possiamo fare? Con l'educazione, aiutare a formare le nuove generazioni nel valore della persona, nell'umanità, nella dignità umana. Speriamo veramente che tutti noi possiamo lavorare per un mondo più umano, che tutti noi possiamo. Ricordarvi come finisce il Vangelo di oggi. Ah no, ma non guardare, non guardare sul foglio. Qual è l'ultima parola che dice? Che ha detto Gesù prima di guardare, ha guardato il rollo e dopo si è seduto e cosa ha detto? Quando tutti guardavano lui, che cosa ha detto? Questa parola si compie oggi. E questa parola si deve continuare a compiere oggi con ognuno di noi. Veramente lavorando per un mondo più umano, lavorando per un mondo che dei fratelli e sorelle come Dio ha pensato sempre per noi.
Voglio finire con una piccola storia che forse voi già la sapete, ma c'era un maestro che aveva dei suoi discepoli. Allora lui gli ha fatto una domanda a loro. Gli ha detto: come sappiamo quando finisce la notte e comincia il giorno? Allora uno ha detto: va bene, forse quando a una distanza di 100 metri io posso vedere se un animale è un cane o è un, non so, qualche altro. No, questa non è la risposta. Oltre ha detto: bene, forse la notte finisce e il giorno comincia quando a 50 metri io posso distinguere se un albero è di mango o se è di mele. No, neanche questo. Allora non hanno saputo cosa rispondere e lui gli ha detto: la notte finisce e il giorno comincia quando io guardo a una donna e scopro la mia sorella, guardo un uomo e vedo in lui il mio fratello. Se noi non riusciamo a vedere le persone come fratelli e sorelle, non importa che ora sia del giorno, noi ancora siamo nella notte. Che il Signore ci aiuti a tutti noi a lavorare perché il giorno sia sempre presente nelle nostre vite e perché tutti noi possiamo collaborare per un mondo più giusto, per un mondo di fratelli e sorelle, per un mondo senza catene. Grazie.